Bitcoin ci prova, ma è incerto, e questo anche davanti a una scadenza di natura temporale molto importante, cioè l'arrivo del momento di novembre 2024, 5 novembre, con le elezioni degli Stati Uniti alle porte. Calma piatta, lo si evince anche da quello che sono i grafici dei Nasdaq. A proposito, anche su questo grafico oggi andremo a parlare, perché c'è una questione che dobbiamo andare a vedere, un'ipotesi che secondo me è interessante. Guardate la calma piatta, pre-elezioni, non si deve muovere una mosca. Ma a parte questo, c'è anche un altro discorso, quello legato alle aspettative legate alla FONC del 7 novembre 2024, che probabilmente avrà una addirittura riduzione dei tassi di interesse, almeno così c'è la previsione, andiamo a vedere oggi, e la posizione invece ciclica di Bitcoin che è ancora forte, ma deve fare una cosetta molto molto importante. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday. Oggi andiamo a vedere tutto quello che c'è da dire in pratica sulla questione delle news di questa settimana, la questione analisi ciclica, analisi tecnica di Bitcoin, che è messo bene ma non benissimo, gli manca un piccolo tassello che secondo me ha potenzialità di fare, ma anche qui mi trova un po' diviso secondo l'idea che forse è meglio che non lo faccia nei prossimi 2-3 giorni per una conformazione ciclica, ma comunque ne parliamo tra poco. E poi queste news che sono veramente importanti. Partiamo immediatamente dalla questione delle news legate al calendario economico della settimana, con più che altro quelle che sono le news sul PIL, prodotto interno lordo degli Stati Uniti per il 30 di novembre, di ottobre, e poi c'è il tasso di inflazione europeo, che è previsto in leggero rialzo, mantenimento sempre ovviamente sotto al 2%, che è il target, quindi ci siamo, se si mantiene così nei prossimi anni ci siamo. Poi venerdì tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, che in effetti potrebbe impattare in maniera significativa se il dato sarà, o potrebbe essere, diciamo, differente da quello previsto. Non ci sono, come negli ultimi periodi, grandi effetti, insomma, sui dati, ma questo perché? Perché il dato più importante dei prossimi giorni sarà l'esito elettorale, cioè quello che è in pratica l'election day degli Stati Uniti, 5 di novembre. Siamo arrivati, manca veramente pochissimo, cioè è una questione veramente di una settimana e un giorno, e da lì i mercati prenderanno una direzionalità. Molti si aspettano un sell on news, cioè quando le elezioni saranno terminate magari i sistemi finanziari si andranno a riequilibrare rispetto a quello che magari dovevano già fare ma non hanno fatto, perché sostenuti, perché un po' pilotati tra virgolette, perché un po' messi lì, no, a cercare di non fare danni, perché preelettorale una cosa del genere magari non piace un po' a nessuno, sicuramente non piace ai presidenti uscenti, in questo caso alla fazione, diciamo, della Harris, e potrebbe non piacere neanche, diciamo, no, a Trump, che non cavalca più o meno questa politica. Detto questo, andiamo a vedere una questione legata anche al 7 di novembre, che ci sarà l'unione del FONC, dove per il 98,3% è previsto teoricamente un ulteriore ribasso dello 0,25 di tassi di interesse per quanto riguarda la Fed, e poi anche a teoricamente dicembre, nel mese successivo, un ulteriore ribasso di un altro 0,25 è dato a 68%, quindi probabile quello della prossima settimana come fase ribassista del in realtà non la prossima, proprio settimana, cioè giovedì prossimo, e poi quello che invece è su dicembre è un po' ancora titubante. Secondo me il mercato si aspetta già questi tagli dei tassi, quindi non ci saranno grandi novità e grandi movimenti di genere. Penso che però una conferma della volontà
della Banca Centrale Americana di continuare questa sua exit strategy dalle politiche restrittive sarà ben accettata dai mercati. Questo perché, a prescindere, comunque la liquidità, al di là delle aspettative, viene comunque messa, no, nei mercati per far abbassare i tassi di interesse, e quindi un po' di atteggiamento positivo magari Bitcoin lo avrà, anche perché sappiamo bene una cosa, ragazzi: questa è la attuale fase di accumulazione degli ETF di Bitcoin, che sono arrivati a circa 21, quasi 22 billion di net inflow, una roba veramente, ragazzi, stellare. Mai visto un esito così importante, così veramente diciamo di successo di un ETF in così breve tempo. Tra le altre cose, è evidentissimo che questa è una barra di accumulazione. Dalle barre verdi che vedete, insomma, in maniera molto chiara si evince che questo atteggiamento è un mantenimento del prezzo, per non farlo schizzare. E io le ho detto veramente in diverse fasi, in diversi momenti ho detto questa cosa, tentando di accumulare il più possibile mentre si mantiene il prezzo. Si evince dalla fasi di inflow, che sono le verdi che vedete, rispetto alle fasi di outflow, che sono invece le rosse, che sono sempre di meno, e quindi questa cosa va assolutamente analizzata. Guardate qui poi, tra le altre cose, i singoli dati degli ultimi giorni di ottobre, che hanno ovviamente innescato questo pump, ma ancora una volta è tutto strutturato dall'incremento costante dei Bitcoin. Quindi incremento di prezzo di Bitcoin che, secondo me, a questi livelli di prezzo non è neanche stato spinto al rialzo in nessun modo. Questo però, attenzione ragazzi, non vuol dire che da domani noi andremo a fare nuovi massimi all'istante, to the moon e tutte quelle cose lì, perché se non è questo l'obiettivo della fase accumulativa degli ETF, probabilmente non assisteremo a questa velocità, no, di rialzo a cui eravamo abituati, soprattutto nei momenti, nei giorni scorsi, negli anni, mesi scorsi, anni forse, più o meno, meglio dire. Però c'è un'altra logica che bisogna andare a comprendere. Sicuramente i prezzi attuali non sono pompati, cioè non sono prezzi esagerati, perché se noi abbiamo, e ribadisco, 21 billion, quasi 22 billion di accumulazione di Bitcoin, sostanzialmente a un prezzo medio che sta in questa zona qui, cioè al centro di questa super barra di congestione, immaginerei, potrei dire, diciamo, intorno ai 64 mila dollari, è difficile pensare che un'accumulazione di questa levatura e di questa proporzione sia data con un prezzo così alto. In realtà questo è un prezzo che attualmente il mercato magari può sbagliare, ragazzi, possono sbagliare anche i potenti, tra virgolette, gli squali. C'è stata tanta volte una roba del genere, G-Found, tutti possono sbagliare, ci mancherebbe, però in questo caso il prezzo attuale di Bitcoin non è percepito come caro. Questo è anche sintomo di quello che stiamo vivendo nel mercato delle cripto. Molti di voi l'hanno anche detto: ah, ma non abbiamo un pump sulle altcoin, le cripto stanno andando tutti down, eccetera. Questo è vero, ma è anche vero che in questo momento tutto è focalizzato e l'attenzione è focalizzata su Bitcoin, ragazzi, e quindi questo non si può cambiare. Però scusatemi, no, abbiamo parlato tante volte del rapporto, per esempio, di cambio Ethereum Bitcoin. L'altro giorno leggevo un commento molto bello anche su uno dei miei video, dove diceva: dice, di Ethereum non parliamo più. In realtà non è così, io ne parlo spesso di Ethereum, però ho anche detto da 3 anni a questa parte che non aveva nessun senso avere Ethereum in holding quando Bitcoin era più forte. Allora qui è un discorso poi di capacità e comprensione delle logiche degli investimenti. Non aveva senso, poi tutti potevano farlo, anche se domani dovesse ETH, come io magari posso anche auspicare, salire alle stelle, è irrilevante, perché basta poi switchare Bitcoin per Ethereum quando cambierà il trend del loro rapporto, no, Ethereum Bitcoin. Ma fin tanto che questo cambio non è mai avvenuto, per quale motivo dovevamo detenere, no, una altcoin piuttosto che il re? Anche perché da un punto di vista di analisi fondamentale su Bitcoin, oltre a tutti i discorsi che ci siamo sempre fatti,
Esiste anche un movente, tra virgolette, di analisi fondamentale gigantesco che è proprio ed esclusivamente la questione legata agli ETF, ragazzi. Quindi è innegabile, no, che c'erano questi ETF su Ethereum, non hanno avuto lo stesso successo che ci aspettavamo. Vediamo come vanno ancora man mano. Quindi non è che il mercato delle cripto è spento quello che era tutta quella fanfara legata al settore delle cripto, che però, scusatemi, era anche una super bolla, no? In molti casi abbiamo visto scoppiare queste cose. Al momento c'è l'occhio dell'attenzione è su Bitcoin. Quando probabilmente sarà finita questa fase, ci sposteremo anche lato cripto, e questo sono le aspettative, è quello che noi stessi, insomma, diciamo da un po'. Allora, per quanto riguarda l'analisi, andiamo a vedere un po' la questione immediata. A proposito, poi vi devo far vedere questo grafico su Nasdaq, quindi Bitcoin lo rimandiamo a un minuto, fra un minuto, ragazzi, ok? Parliamo di Bitcoin. Volevo farvi vedere questo grafico di Nasdaq perché qui c'era un'aspettativa della chiusura di un potenziale ciclo annuale che però sembrerebbe non essere avvenuta. In realtà qui in pratica c'è stato un minimo rilevante a 284 giorni. Sono accettabili per un nuovo ciclo annuale nel mercato classico? Sì, perché il mercato classico ha delle regole differenti, però sono un po' poche, 193 barre, ragazzi, non 284 giorni, sono un po' poche. Io al momento quello che faccio è restare in attesa, perché per esempio potrebbe tranquillamente allungare fino a dicembre. Ma cosa significa se Nasdaq fa una cosa del genere? Se sta allungando un ciclo annuale, la chiusura la sta portando avanti. Significa che qui abbiamo due strutture già delineate di cicli sottostanti, e questa teoricamente è la terza. In pratica, se questo scenario ha senso e verrà realizzato poi dal mercato, abbiamo una sola informazione. Vi faccio vedere anche cosa dobbiamo andare poi a monitorare. Ovviamente i mercati classici sono molto più manipolati dei mercati delle criptovalute, quindi ovviamente è molto più difficile che l'analisi ciclica sia precisa, no? Su mercati che sono costantemente manipolati dalle banche centrali con emissioni di liquidità, buyback delle azioni e quant'altro. Quindi questo tipo di analisi si sposano molto di più sui mercati inefficienti. Ne ho parlato nei miei corsi, ne parlo continuamente, difficile farvi qui un quadro generale del perché io parlo di ciclica, non solo su Bitcoin eccetera, e poi non l'approccio, diciamo, così tanto in maniera precisa sugli altri mercati. In linea di massima, se questo scenario dovesse andare a verificarsi, cosa succede? Che qui dovremmo andare a chiudere poi un terzo movimento di questo annuale di Nasdaq, facendo un sell on news post elezioni americane. Cioè, in pratica, la notizia che ne otteniamo da questa view di scenario ciclico su Nasdaq che potrebbe andarsi a delineare un sell on news. Facciamo attenzione, soprattutto chi di voi magari a questa cosa, perché secondo me anche un ribasso pronunciato dopo novembre non reggerà, secondo me, forse Bitcoin. Vedremo un po'. Allora, io qui mi aspettavo una chiusura ciclica, non è mai avvenuta. Questo ribasso è stato pronunciato è quello di agosto, però poi con il reprise si è spostato ogni cosa, quindi bisognerà attendere. In ogni caso, già il breakout di questi livelli, circa 20.000 punti per quanto riguarda Nasdaq 100, lancerebbe la possibilità di chiusura di questo ciclo. Quindi attenzione, perché poi i cicli, quando iniziano a chiudere, semplicemente rompono i minimi di barre di congestione, di minimi swing precedenti. In questo caso abbiamo i 20.000 dollari e questa zona qua è una zona abbastanza visibile, quindi se dovesse iniziare la chiusura di questo ciclo, assisteremo al breakout di questo livello. Già un breakout di questo livello lancia un campanello d'allarme enorme che potremmo prendere in considerazione. Se non news, quindi, per quanto riguarda il post election day degli Stati Uniti, da questo punto di vista vi chiedo anche un vostro parere, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, se effettivamente anche per voi esiste la potenzialità che addirittura dopo il 5 di novembre si possa assistere a un crollo dei mercati, ma un sell on news dei mercati. Magari sarà per qualcosa che non piacerà di chi vince, secondo me questo no, sarà più un sell on news forse ormai scontato, no? Per rimettere le cose dove dovevano stare già prima dell'election.
Bitcoin invece finalmente, allora, per quanto riguarda la questione del ciclo mensile iniziato il 10 di ottobre, si sta sviluppando nella sua interezza, ha fatto la chiusura di un ciclo da 2 settimane circa, quindi 13 giorni il bisettimanale per gli amici della ciclica, ha chiuso il 23 di novembre, quindi iniziato una nuova struttura ciclica più piccola all'interno del settimanale che del mensile, che probabilmente potrebbe assumere una forma di natura ternaria e quindi potrebbe essere strutturato in questo modo, cioè il mensile, no? Potrebbe avere una forma molto simile a un ciclo del genere, con un primo movimento espansivo già chiuso, il secondo che si sta strutturando e che appunto da qui poi ne traiamo le conclusioni, e poi il terzo finale. Questo ovviamente è uno scenario di natura rialzista, no? Di quello che ho fatto io, però la questione è tutta legata al centro di questo movimento. Il superamento dei massimi che sono su prezzi di Bitstamp impostati a 69.500 circa, mentre in chiusura sono un po' più vicini perché sono 69.011, insomma 69.100, che cosa potrebbe suscitare? Allora, intanto, la soluzione a questo movimento, per una questione proprio prettamente di analisi tecnica, è il breakout di questi massimi. Attenzione che il breakout di questi massimi teoricamente porterebbe poi Bitcoin a confermare il rientro all'interno di una fascia di congestione che va dai 71.500 ai 69.000-68.500 circa, no? Una roba di questo tipo. Però io vi faccio vedere anche un atteggiamento estremamente diverso dal solito proprio di Bitcoin, dovuto probabilmente a questa fase di accumulo istituzionale degli ETF, cioè il breakout avvenuto, confermato in una singola candela di questo livello, non ha dato risvolto ad una esplosione dei prezzi. Anzi, il giorno dopo abbiamo assistito a un reverse on the mean, cioè in pratica abbiamo assistito ad un ritorno ai prezzi medi. Invece di avere un'esplosione, siamo tornati indietro. Un atteggiamento del genere è nuovo per quanto riguarda Bitcoin, accettabile in una fase in cui ci sono qualche investimento istituzionale che sta arrivando, un po' qualche giochino sta cambiando e qui bisognerà poi tenerlo in considerazione. Vediamo cosa succederà. Per esempio, anche oggi sta tentando un nuovo breakout, questo potrebbe essere solo un fake breakout, ci può stare. Vediamo se adesso lo confermerà nuovamente qui, perché anche in un contesto del genere, se ci fosse il breakout magari di questi livelli, non assisteremo a quel punto a nessun exploit, perché se è cambiata la natura dell'asset, sta cambiando la natura dell'asset, probabilmente un breakout chiamerà un ritorno nuovamente alla media e quindi un rientro dei prezzi, e quindi faremo tipo un nuovo massimo per esempio e poi una roba del genere, invece di fare il solito che faceva Bitcoin, cioè andare in parabolico con il famoso trend a banana classico, no, di Bitcoin. Vediamo nei prossimi giorni questa cosa. C'è anche un'altra possibilità. Teoricamente, per una questione legata ai cicli inversi, il mancato superamento di questo massimo nei prossimi 2-3 giorni è cosa buona e giusta. Ed è qui un po' il mio dubbio sulla questione. Voler assistere a un breakout veloce e immediato, oppure attendere e stare in barra di congestione ancora un paio di giorni, questo lascerebbe spazio ad uno scenario ancora più rialzista, quindi migliore rispetto a quello di un breakout immediato, no? Magari domani, oggi, domani. Già però da mercoledì, giovedì in poi la questione cambierebbe, perché un breakout in quel contesto sarebbe molto più robusto da un punto di vista anche ciclico. E questo, insomma, ragazzi, secondo me è lo scenario migliore. Cosa succede invece se non brecca proprio? Succede una cosa molto brutta, cioè se noi andiamo a reversare questo movimento, soprattutto la mancata tenuta di questa zona sancirà l'inizio della fase correttiva del mensile di Bitcoin, e questo è il vero pericolo. Quindi il breakout e la mancata tenuta dei 66.000
e 500 dollari ci poi porta ad un livello di pericolosità. È chiaro, la chiusura di questo movimento è attesa molto più vicina dell'altra, perché può fare una barra di congestione qui, per esempio, e poi esplodere, come dicevo, proprio nell'ultimo movimento. Questo per me è il miglior scenario da attendere su Bitcoin. Cosa ben diversa questo qui, perché questo qui potrebbe dare spazio a una roba del genere ed essere un po' più pericoloso per una serie di motivi, soprattutto in questa fase ribassista, potrebbe essere molto più acuita. Però stiamo a vedere, vediamo il mercato cosa sposerà. Se balbetta ancora un po' per qualche giorno, no? E fa passare un po' di tempo prima di creare un'esplosione, siamo tutti più felici, è sicuramente lo scenario migliore. Invece un ribasso al di sotto di questi livelli di supporto del 6,5 sancisce l'inizio della fase di chiusura del mensile con uno scenario peggiore, che sarebbe in questo contesto il peggiore rispetto agli altri. A livello di situazione di trading, secondo me ancora a livello di probabilità resta valida la probabilità di spingere operazioni long che hanno ancora spazio e possibilità di avere un exploit più interessante nei prossimi mesi. Ancora la chiusura infatti del mensile è lontana, perché qui è portata intorno all'11-12 novembre, ancora una volta, forse no, proprio in concomitanza con l'election day ci sarà magari una fase di sell the news. Lo vedremo. Cosa ne pensate anche voi da questo punto di vista? Fatemelo sapere nei commenti. Buon Bitcoin Monday a tutti, buon inizio di settimana, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.